Salve a tutti dal vostro personal sommelier. Ci troviamo nel cuore del Valpolicella classico e abbiamo nel bicchiere uno dei prodotti che sono il fiore all'occhiello dell'enologia nazionale, un amarone del Valpolicella classico. L'azienda che ce lo presenta, la Bonazzi Boscaini, dei fratelli Giovanni e Luigi, ci dà oggi in degustazione un'annata 2006. Quali sono i vitigni dell'amarone innanzitutto? Il Corvina, il Corvinone, la Rondinella. Oltretutto bisogna ricordare che l'amarone ha un procedimento molto particolare, cioè le uve vengono lasciate appassire fino all'inverno e abbiamo un vino che chiaramente ottenuto da uve leggermente appassite ha una concentrazione e un'esplosione di profumi completamente diversi. Ma iniziamo dal colore, guardiamolo, questa concentrazione si vede perché il frutto è proprio all'interno, rosso, carico, denso, piacevole, si vede roteando nel bicchiere questa sua consistenza importante. Andiamo all'esame olfattivo. Beh, qui escono fuori tutte le uve passite, la ciliegia damarasca già dolce, morbida, delle confetture, note di speziato, cacao leggero, una leggera vena di tabacco, lunga, intensa, avvolgente, soprattutto anche perché la spinta di alcol al naso porta al naso tutte le sensazioni del profumo. Tenete presente che questo vino fa 3 anni di affinamento in botti e successivamente viene passato ancora per un affinamento, per una delicatezza in barrique. Ecco dove questa spinta alcolica con queste speziature si mescola e si integra perfettamente con tutte le sensazioni di frutta complessa, di prugna e di ciliegia che abbiamo al naso. Andiamo ad assaggiarlo. L'ingresso in bocca è maestoso, la concentrazione si avverte immediatamente nella parte della morbidezza, i tannini sono ben equilibrati. Una buona spinta acida cerca di equilibrare la parte di morbidezza, cercando di determinare un buon equilibrio. Ancora comunque la parte morbida è più invadente, come è giusto che sia, è un vino importante. Una spinta alcolica, tenete presente che i 16 gradi di questo vino poi si avvertono quando lo mettete in bocca. Il finale è persistente, continuo, un vino armonico, un vino che ha un'eleganza incredibile. Un vino che ha bisogno di abbinamenti importanti, perché l'abbinamento più importante per questo vino è in questo caso uno stracotto, un secondo, ma qui ci sono i formaggi, ecco. Se non lo mettiamo con Belgrana, Padano, stagionato, direi che si esalta come può esaltarsi benissimo, con un bel formaggio erborinato per chiudere la nostra serata con un finale molto molto piacevole.